Siamo qui con Elena, che ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, e ci racconterà le sue esperienze, i fatti accaduti a suo marito, il quale faceva parte dell'esercito. In che anno si è arruolato e dove ha combattuto? Non ha combattuto perché era molto giovane e si è arruolato quando è stato chiamato sotto le armi all'età dei 18 anni. Io Quanti anni avevi quando hai vissuto la seconda guerra mondiale? avevo 15 anni. Che rapporto avevate con i soldati? Nessuno, perché noi eravamo subito andati sfollati, dato che c'erano i bombardamenti, c'erano le città distrutte e quasi disabitate, e quindi i soldati non li abbiamo visti affatto, soltanto i passaggi dei soldati quando passavano per la nostra città. Avete mai lasciato la vostra casa? Eh Dove vi siete sì. rifugiati? Siamo andati in campagna a casa di una nonna, precisamente a Tigio, dove siamo rimasti sfollati tutto il tempo della guerra. Eh Durante la guerra, Fabriano e Fabrianese hanno subito dei danni. sì, tanti, perché ci sono stati bombardamenti, sono morte delle persone, sono andate distrutte tante case e anche tanti officine, luoghi di lavoro, e quindi la città era disabitata. In che modo si contribuiva alle spese della patria? Quasi niente, ho speso da padre. Qualcuno dei tuoi familiari è stato un partigiano? No. Hai mai aiutato un ebreo? Sì, abbiamo aiutato una famiglia ebrea che era sfollata a Roma, l'abbiamo nascosti, e poi una mia nipote ha sposato, che era ebrea, ha sposato mio cugino. Durante gli anni della guerra sapevate dell'esistenza dei campi di concentramento? Durante la guerra no, non l'abbiamo saputo subito, l'abbiamo saputo dopo e anche dopo tanto tempo, perché questi che sono andati nei campi di concentramento per tanti anni non hanno raccontato niente, quasi avevano, e lo dice anche in televisione, qualche volta lo raccontano, quasi avevano voglia di dimenticare questo periodo così brutto. Poi dopo tanti anni mio marito ha cominciato a raccontare questa cosa così brutta che gli era successa a lui personalmente. E cosa è successo dopo l'armistizio? Dopo l'armistizio mio marito si trovava a Mantova e era ufficiale, quindi era in caserma, e è saputo che c'è stato l'armistizio, e quindi l'8 settembre i tedeschi si sono ribellati e hanno preso tutti gli ufficiali e tutte le persone, tutti gli uomini che erano sotto le armi, e l'hanno deportati. E quindi è cominciata una terribile storia, perché l'hanno subito presi a Mantova, mio marito precisamente a Mantova, erano in 40, l'hanno messi su un vagone di animali, chiusi completamente, senza bere, senza mangiare, l'hanno portati da Mantova a Torne, addirittura un campo di concentramento, e loro non sapevano nemmeno dove sarebbero andati, quindi vedevano dalle sbarre del treno passare le varie città, leggevano le varie stazioni, perché il primo campo sono scesi a Torne. Torne è un campo bruttissimo. Mio marito raccontava che era pieno di corvi, addirittura non si vedeva il cielo, era tutto nero, e subito si sono trovati malissimo, perché senza mangiare, senza bere, e buttati su una terra senza nemmeno un pagliericcio, niente, e hanno capito che erano in un grave pericolo. Continuo così. Da Torne. Torne sono stati un parecchio tempo, poi sono stati da Torne sono stati portati a un altro campo di concentramento, sempre su un vagone merci, sempre in 40, sempre senza mangiare, e
in grande difficoltà, non avevano più i vestiti, c'erano solo quelli con cui, i quali erano partiti, e quindi erano già tutti stracciati, erano già tutti in una situazione degradata. E sono portati a Częstochowa, un altro campo di concentramento, anche più brutto dei Torne. Anche qui hanno sofferto tanto perché c'era freddo, c'era la fame, non avevano niente, e qui hanno cominciato anche a rompersi tutti gli stivali, le scarpe, non avevano più la forza. Mio marito raccontava che non aveva. Non aveva la forza di togliersi i stivali, per quanto era indebolito, e l'ha scambiati con un paio di zoccoli per essere più. Poi da Częstochowa sono stati ancora spostati e sono stati portati a Leopoli, un altro posto bruttissimo dove hanno sofferto tantissimo perché erano sotto, sempre in baracche di 18 ufficiali. Tutte le mattine venivano fatti uscire dalla baracca, portati sul campo, spogliati completamente e passati con un tubo d'acqua gelata perché era inverno e era tanto freddo, e poi riportati nella baracca perché c'erano gli insetti, erano in uno stato carente anche di fisico. Anche lì niente mangiare, non c'avevano niente, nessun aiuto di nessun genere, si aiutavano molto tra compagni, dandosi quel poco che avevano, bastava, non so, una galletta, un pezzettino di burro, una sigaretta, una cosa così, era diventata fantascienza per loro. Poi da questo campo sono stati ancora spostati e sono stati portati all'ultimo campo, che è Wissendorf, dove hanno sofferto maggiormente perché era bruttissimo, un campo di concentramento orribile, sempre addirittura mangiavano ogni giorno gli davano una minestra di una zuppa di carote e portavano una galletta di pane, la dividevano in 10 pezzi. E ognuno doveva, senza guardare, dire quale pezzo toccava a lui, una fetta di pane. Quello durava una settimana. E certo, questi episodi così raccapriccianti non era piacevole raccontarli, mio marito non l'ha raccontato per tanto tempo, finché poi hanno cominciato a incontrarsi con degli amici che c'erano stati anche loro, e quindi sono venuti fuori tutti i racconti e le varie storie. Finché da quando sono stati liberati sono andati a Belsen, dove hanno visto tutti i campi dove avevano fucilato e massacrato col gas gli ebrei, e lui li ha visti questi campi con tutti questi bambini, donne uccisi dal gas. E quindi un racconto raccapricciante. All'interno dei campi c'erano altre persone di altre nazionalità o solo italiani? Che io sappia, che mi ha raccontato mio marito, erano tutti italiani. Dai tedeschi avevano avuto l'offerta di lavorare fuori del campo per loro, quasi nessuno aderiva, solo proprio chi era disperato e dava solo da mangiare, per mangiare, lo facevano per mangiare. Poi venivano portati via la mattina e riportati la sera, quelli che aderivano, ma quasi nessuno ci è andato. Loro all'interno del campo si aiutavano e in che modo? All'interno del campo si aiutavano tantissimo perché erano talmente demoralizzati che cercavano in tutti i modi di aiutarsi, e siccome c'erano tante personalità, chi era un letterato, chi era uno scrittore, chi era un ingegnere, quindi ognuno metteva la sua parte, e qualche sera facevano raccontavano delle poesie, oppure leggevano dei romanzi, oppure tutte queste cose. E mentre passeggiavano per il campo hanno sentito un grugnito di una bestia, e loro hanno capito immediatamente che c'era un maiale, e allora hanno pensato: se c'è il maiale
c'è il mangiare del maiale, ossia il Gran Turco. E quindi hanno pensato: come possiamo prendere il Gran Turco? Perché era tanta la fame che pensavano di poter prendere di tutto. E infatti si sono messi d'accordo e di notte sono entrati furtivamente da una finestrina nella stanza del maiale. Hanno rubato questo Gran Turco mettendoselo nei pantaloni chiusi in fondo, ma quando sono usciti dalla finestrina non riuscivano a scavalcarla perché erano diventati ciccioni con questo Gran Turco. E alla fine ce l'hanno fatta, sono ritornati furtivamente nelle loro stanze e lì hanno svuotato i pantaloni e hanno cominciato a pensare come poter adoperare il Gran Turco. È stata tanta l'inventiva che sono riusciti a fare un macinino, avevano un macinino da caffè che stava in un altro campo e quindi sono dovuti andare a prenderlo in quel campo da un amico, farselo prestare. E poi con questo macinino a caffè hanno macinato tutto il Gran Turco. Quindi una fatica immane, e ci hanno fatto una polenta che poi hanno mangiato tutti insieme. E naturalmente è stato un giorno di grande festa. Dopo tutte queste disavventure, queste cose brutte che avevano passato, finalmente un giorno è arrivato un camion che a braccio, le ha prese a braccio perché non riuscivano più nemmeno a camminare. E le ha messe sul camion e l'ha portati fuori del campo. Finalmente erano salvi. Subito l'hanno portati passando per la Polonia, l'hanno lasciati perché erano stremati, non potevano portarli fino all'Italia. E quindi l'hanno messi nelle case dove i tedeschi avevano portato via i polacchi. E addirittura ognuno ha dato una casa e chi ha trovato poche cose ha mangiato quello che c'era e è andata bene. Chi invece ha trovato tanta roba ha mangiato troppo e addirittura è morto. Questo proprio sì, è vero. E poi da lì piano piano l'hanno spostati. Però ci ha voluto tanto tempo e l'hanno finalmente riportati in Italia. In Italia si sono fermati subito al confine perché per fare la disinfezione, vedere come erano ridotti così male che sono dovuti essere ricoverati e ci hanno messo anche lì, hanno perso tanto tempo. E quando sono stati abbastanza bene, l'hanno rimandati a casa. Col treno penso che sono andati e sono arrivati finalmente alle loro famiglie. Ora. E naturalmente in televisione ci sono tanti racconti, tanti fatti, tante cose. Io non le posso sentire perché sono troppo toccanti. Dopo tanti anni il governo si è sentito in dovere di dare a tutti questi deportati che sono rimasti per tanti anni così in gravi condizioni, una medaglia al valore, che è questa che vi faccio vedere. E mio marito mi ha raccontato tutte queste cose che sono scritte in questo libro. Grazie Elena per averci raccontato queste testimonianze.